Bentornati, come promesso, tanto sport da raccontarvi ed oggi è un giovedì a trazione calcistica perché di fatto siamo già alla vigilia della 32esima giornata di Lega Pro. Domani infatti le prime sfide in programma, sabato invece le prime calabresi in campo. Tra queste la Regina chiamata al miracolo sul campo della Salernitana. Proseguire la striscia positiva, le due vittorie consecutive contro Aversa, Normanna e Melfi hanno ridato fiducia ai calciatori della Regina, chiamati a dare conferme sabato prossimo contro la Salernitana. Sono ben 42 i punti di differenza tra la capolista e gli Amaranto, che però affronteranno la sfida con la consapevolezza di chi sa di dover dare il tutto per tutto. Lunga la lista degli uomini da recuperare per il tecnico campano Menichini. Bianchi, Nalini, Pezzella sono in dubbio, Gabbionetta e Perrulli lamentano un affaticamento muscolare e Calil ha ancora difficoltà fisiche. Dal canto suo Alberti può contare su un attacco che nelle ultime uscite ha mostrato interessanti potenzialità, con tutte le punte disponibili ad eccezione di Zada. Intanto c'è attesa per l'udienza davanti al Tribunale Federale Nazionale, in programma domani alle 11. In relazione ai contributi INPS e IRPEF del 2014, si teme un'ulteriore penalizzazione per la Regina in un campionato che probabilmente al termine presenterà enormi differenze tra i punti conquistati sul campo e quelli decisi a tavolino. La squadra però pensa solo a preparare al meglio i prossimi appuntamenti, perché alla luce degli ultimi risultati gli Amaranto hanno ancora numerose chance di mantenere la categoria. E allora, Regina in campo sabato, giocherà anche il Catanzaro, domenica invece toccherà le altre due calabresi che tra l'altro si sfideranno tra di loro nel super derby tra Vigor Lamezia e Cosenza. Questo però è il programma completo della 32esima giornata. Si parte, come anticipato, domani con Benevento Paganese alle 19.30, sabato il Clou con Aversa Normanna Messina alle 14.30, stesso orario per Ischia, Lupa Roma, Savoia, Matera alle 16, Salernitana Regina, come detto, ma anche Catanzaro Lecce. Melfi Barletta invece alle 17, sempre di sabato. Domenica Foggia Juve Stabia alle 14.30, stesso orario per Martina Franca Casertana e poi il derby Vigor Lamezia Cosenza alle 16. Una sfida, quella del Guido d'Ippolito, in barba a quello che si potrebbe pensare, che promette scintille. Sulla carta è un derby che non mette sul piatto punti caldissimi, almeno non più roventi di una classica partita di fine stagione, con gli obiettivi annuali praticamente in tasca. In realtà un derby è sempre un derby e quando ad incontrarsi sono i due allenatori rivelazione di questo campionato, nulla è così scontato. E poi c'è il fattore V, come vendetta. Quella che cerca la Vigor è che il Cosenza proverà a non far emergere. Ma nella straregionale del Dippolito delle ore 16 di domenica c'è anche di più. C'è la voglia di mister Roselli di spezzare la maledizione in trasferta, c'è il possibile aggancio dei silani sui lametini in caso di vittoria rossoblù. E poi c'è il derby con tutte le emozioni, le sensazioni, le motivazioni che si porta dietro. Mister Erra dovrà rinunciare a Kostadinovic squalificato, da valutare le condizioni fisiche di Eld, Puccio e Papa. È attaccato anche il Cosenza, Criaco è reduce dall'influenza, Cesca e Blondet si allenano ancora a parte. A Lamezia mister Roselli dovrebbe confermare in blocco la difesa scesa in campo a Messina. Novità dovrebbero registrarsi, invece, dalla Cintola in su. Fornito, Cori e De Angelis, gli uomini più indicati a subentrare. È il momento quindi di andare a sentire che aria si respira direttamente dalla voce dei protagonisti, partendo dal trainer della Vigor, Alessandro Erra. I pareggi fanno punti, fanno classifica e quindi ritengo che la solidità è da interpretare come due squadre solide e quindi perlomeno per ciò che ci riguarda è una squadra che ultimamente nel giro di ritorno ha perso solo con Benevento e Savoia, quindi c'è da ricercarla in una estrema compattezza. Noi faremo di tutto per dare una soddisfazione a noi stessi, alla società, ai tifosi e per certificare poi in caso di eventuale vittoria poi il raggiungimento dell'obiettivo. Giocheremo comunque per vincere, non cerchiamo rivincite perché non sarebbe giusto, abbiamo fatto una brutta partita all'andata, il Cosenza è stato più bravo di noi e quindi noi perdiamo meritatamente, non cerchiamo rivincite se non quelle, cerchiamo i punti giusti per dare continuità al lavoro che stiamo svolgendo. Tassello fondamentale della difesa cosentina è Gaetano Carrieri. Queste le sue sensazioni in vista del derby. Dobbiamo pensare alla Lamezia. Dobbiamo pensare alla Lamezia perché è una partita fondamentale. Dicono che siamo già salvi, si dicono dovete festeggiare. Mancano ancora 4-5 punti, secondo me.
però i 4-5 punti li dobbiamo fare. La salvezza non arriverà sicuramente domenica, poi bisogna vedere anche sotto cosa succede, perché secondo me la quota salvezza oscilla anche in base ai risultati di sotto. Vediamo la partita di domenica alla Lamezia e poi c'è anche la Coppa Italia alla quale ci teniamo tantissimo. Loro vogliono fare bene perché è in casa, perché è un derby, perché ci tengono a batterci, perché qui hanno preso 2 o 3 gol, se non erro, 3 gol, vogliono fare bene. Di certo non andiamo là a festeggiare e a portare i pasticcini. Vogliamo fare il risultato, perché prima arriviamo alla quota prefissata per la salvezza, meglio è, così possiamo pensare anche alla Coppa Italia in maniera più assidua. È tutto, grazie per averci preferito, vi lascio come di consueto al meteo e alla TG in lingua dei segni. Grazie ad Alessio Buonpasso.